Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su Yo-Kai Watch 3. Quello che ci aspetta oggi è di andare alla scoperta delle rovine, però prima dobbiamo dirlo a Wyatt, se no non abbiamo una posizione a cui fare riferimento. Ehi Wyatt, pronto per un'altra avventura? Hai trovato degli indizi interessanti? Perché che avventura è senza un vero obiettivo? Sai che un artefatto, anzi un tesoro, si nasconde nelle rovine lungo il fiume? Rovine, artefatto, tesoro? Che storia, il mix perfetto per un'avventura in zattera. Che stiamo aspettando? Partiamo! Giusto la reazione che speravo. Ovvio, no? Perfetto, prendiamo la zattera e via all'avventura. Tanto ancora non ho decorazioni, non ho vele migliori, non ho nulla di migliore, quindi tutto ciò che posso fare è andare con questa zattera base. Forza Andrea, l'avventura comincia adesso. Oh, pare che ci sia qualcosa di buono nei paraggi. Ah, davvero? Quindi effettivamente io potrei andare a vedere le rapide. Grazie, ecco, mille grazie, magari evitiamo. Mi sono sempre chiesto se potessi fermarmi dove ci sono le bandiere, ma a quanto pare sembra di potersi fermare in quei punti. Però no, dobbiamo andare dall'altra parte, però mi sa, quando prenderemo appunto la molla per saltare. La zattera è molto danneggiata, però ragazzi, purtroppo va così, va. Eccoci qua! Andrea, sono queste le rovine di cui stavi parlando? Come faccio a saperlo? Le ho mai viste? Wow! Whisper aveva ragione. Te l'avevo detto, Andrea, dovresti ascoltarmi più spesso. Presumo quindi che ci sia un artefatto nascosto da queste parti. Lo spero davvero. Facciamo prima se ci rivediamo. Io vado avanti, tu continui a cercare qui. Ricevuto. Se trovi qualcosa, fai un fischio e mi precipito qua. Come preferisci, Wyatt. Intanto io vedo qui qualcosa, Vigorium Alpha. Molto bene, non c'è altrio. No, una specie di palma. Ehi, là c'è qualcosa. Oh, artefatto all'astra. Che cos'è? Sembra un disco di metallo. Oh, credo che sia un sottobicchiere di qualche antica civiltà. Nel passato era uso comune metterlo sotto la tazza di caffè. Davvero? Avevano già il caffè? Sì, anche le ciambelle. Whisper, da quale fornitore prendi la tua droga? No, perché se è davvero così potente ne voglio un po' anch'io. È per un amico, non per me. È chiaro che sia una battuta, spero non serva specificarlo. No, perché, cioè, è uno sbomballamento assurdo quello che ha Whisper. Andrea, che ne pensi? Artefatto a forma di U. La forma è un po' strana, sarà un oggetto decorativo? Oh cielo, sarà mica un antico ricercato e prezioso ferro di cavallo. Se dicevo che più era appariscente, più portava fortuna. Perché questa paccottiglia dovrebbe essere considerata un artefatto? Beh, ecco, gli antichi probabilmente davano grande valore alla fortuna. Probabilmente? Probabilmente no. Aspetta, ma qui c'è qualcosa. Qualcosa che non avrei mai visto se non avessi girato la visuale. Ciao Angelino. No? Perché Angelino Alfano? No. Ok, vediamo un po'. Nulla di interessante all'orizzonte. Eccolo invece, qualcosa di interessante. Che poi c'è anche segnato sulla mappa. Ma io non guardo la mappa. Andrea, cosa hai trovato? Ma questo... vuol vedere che è l'orologio antico? Sembra una pietra brillante, ma ha una forma strana. Oh cielo, un antico accessorio per portachiavi. I pietre colorate sui portachiavi erano molto alla moda a quei tempi. Ok, ora smettila di inventare storie. Non sto inventando nulla. La penso come Shibanyan? Certo. Abbiamo trovato oggetti di ogni tipo. Non sono incredibili queste civiltà? Ci hanno lasciato un'eredità preziosa. Ehi Andrea! Ehi, questa è la voce di Wyatt. Vieni, ho trovato qualcosa. Cosa potrebbe essere? Gna, andiamo a vedere. Eh certo, se restiamo qui a parlare da soli. Cioè, da soli per le persone che non vedono gli yokai. Invece chi li vede? Oh mio Dio, wow. Ma è una specie di laboratorio segreto.
Guarda che macchinari. Parliamo con Wyatt e vediamo che ci dice. Ah, che cos'è? Ma Mi questo. sembra un tipo di tecnologia troppo avanzata per appartenere agli antichi. Wow! Incredibile, sono tutti artefatti? Salve! Chi ce l'ha? Ehi, è lo yokai di prima col cappuccio! Che ci fate voi qui? Come avete trovato questo posto? Abbiamo disceso il fiume in zattera. Comunque, grazie per averci salvati prima nel bosco. Saremmo stati nei pasticci senza quella roba che ci hai dato. Ma lei chi è? Penso di non correre rischi nel dirvelo. Visto che siete stati capaci di usare lo Yokai Watch Sogno. Molto bene, pronti? Io Esatto. sono colui che ha progettato lo Yokai Watch Sogno. Ma che Non ci credo! Lei è... aspetta. Non riesco a dirlo, non ci credo! Certamente. Proprio io, l'ex presidente della Yopol, Steve Jones! Eh già, Steve Mascella. Mascelli. Plurale, Jones. È stato lui a creare lo Yokai Watch, ma poi è stato cacciato? Esatto, mi hanno cacciato. Così sono venuto qui per continuare la mia ricerca. Sì, però nel 97 poi è tornato Steve Jobs. Il vero Steve Jobs. Quindi, in teoria, Steve Jobs dovrebbe tornare anche lui. E sono riuscito a creare lo Yokai Watch Sogno. Quindi, può essere che tutti questi artefatti siano in realtà pezzi dello Yokai Watch Sogno? Salve! Proprio così. Sono prototipi dello Yokai Watch Sì! Sogno. Cosa? Quindi gli oggetti che abbiamo trovato non sono affatto antichi? Comunque ho sempre preferito le ultime novità in campo di tecnologia moderna. Io veramente vado cercando proprio le cose antiche. Tipo le console più retro possibili, a me piacciono. Però ovviamente le voglio anche con la scatola. Almeno la scatola che le conteneva. E anche i cavetti per collegarle, se non come le attacco alla TV. Perfetto, beh insomma un bel po' di punti, ma per il prossimo boss vorrei livellare fino al livello 20. Davvero ragazzi, bisogna livellare tantissimo per il prossimo boss, che non mi ricordo neanche chi è. Medicina, ti prego. No, mai nella vita, però te tempura di melan... No, stella danzante, per due, certo, ovviamente. Abbiamo risolto un mistero, quindi è importante. Perciò alla fine non abbiamo trovato nessun artefatto, giusto? Comunque, Mr. Squalo, perché ha scelto questo posto per le sue ricerche? Stavo cercando qualcosa. Qualcosa cosa? Un tesoro? Non proprio. Un UFO? Sapete che dicono che qui si sia schiantato un meteorite? Scherza, io l'ho visto! Ma non era affatto un Certamente. meteorite! Proprio così! Non era affatto un meteorite, era un UFO! Ecco perché sono venuto qui. Volevo saperne di più di quell'UFO. Da qui posso indagare sui misteri che lo circondano. Quindi ci sta dicendo che è un vero UFO? Te l'ho detto, gli UFO esistono! Sembra ci siano ancora molti misteri che non riesco a spiegare. Già. Come perché fai pagare migliaia e migliaia di euro una tua creazione? Anche a quei tempi, comunque sia, il Mac costava un fottio di soldi. E una volta scaricata la batteria, ti saluto. E costava oltre 2000 dollari a quel tempo. Prezzi assurdi comunque sia. A parte la Apple sempre ha avuto prezzi assurdi, quindi non c'è da meravigliarsi. Ma non voglio annoiarvi con questi discorsi. Comunque, se sono davvero UFO, allora è probabile che... È probabile che adesso andiamo a fare il capitolo di Luna. Blatter, hai visto il prossimo Dobbiamo wifi? finire il Certo. capitolo. Vuoi Con sapere che ne una penso? ventina di minuti penso ce Ovviamente lo no. risolviamo il prossimo, Ah. anche con la boss battle. Wyatt, guarda! Non posso credere ai miei occhi! Abbiamo scovato un UFO! Whisper, tu sai volare! Portalo qui! Che assurdità! Capitolo 5! Svelando il mistero dell'UFO! Ci sarà da divertirsi. Ci sarà proprio da divertirsi. Ora contieni l'entusiasmo e prepariamoci ad andare. Quindi tu mi stai dicendo che
nel capitolo 5 già andiamo nelle rovine con la zattera. Le rovine qui bisogna saltarle allora. Quindi già entriamo davvero, stiamo entrando nel vivo proprio della storia. Blatter. Molto bene. Blatter, ci sono arrivate delle nuove informazioni. Nuove informazioni? No. Esatto, riguardano quel meteorite. Quello che abbiamo visto precipitare. Meteorite! Sally, siamo onesti. Sappiamo entrambi che si trattava di un UFO. Vuoi darci un taglio, Blatter? Mi fai continuare? Va bene, dicevamo? Si tratta della deposizione di un testimone oculare. Qualsiasi cosa abbia creato quel cratere, pare che sia volata via. Per poi schiantarsi altrove. Incredibile. Svelando il mistero dell'UFO. Mi chiedo però... Sarebbe giusto andare a fare il capitolo di Luna ora, a finirlo? Io vi dico di sì. Ci vuole una boss battle in questo capitolo, dai. Bene, via alla caccia all'UFO! Saremo noi a trovarla per primi. Che idea! Non mi sarebbe mai passata per la testa. Avete sentito Jaws, no? Deve essere qui, in questa città. Sono sicuro che la mia pietra UFO c'entra qualcosa in questa storia. Quindi, basta stare con le mani in mano, si va all'avventura! Sì, andiamo! Un UFO? Suona fantastico. Sarò sincero, questa faccenda mi desta qualche sospetto. Di sospetto qui in giro ci sei proprio tu, Whisper. Permettili di sentire. Per prima cosa dobbiamo trovare una pista da seguire. Raccomando di consultare la rivista Fancy Dead. Provvederò a pubblicare sul mio blog tutti gli articoli riguardanti gli UFO. Lo ritengo un buon punto di partenza per la nostra ricerca. Salvi la missione misteriosa, completa la missione chiave per trovare un nuovo numero di Fancy Death. Intreccio storia attivato. Eh già, devo per forza andare a fare la missione con Luna. Dato che comunque sia, volevo farla, ma poi, ehi, c'è anche l'intreccio storia, quindi andiamo? Pronti al cambio? Hopla! Ok, risolvi 3 incarichi urgenti. A dire il vero, l'unico incarico urgente che abbiamo... è questo qui del dottor Frank. Andiamo all'ospedale notturno. Non serve andarci di notte, credo. Anche perché è pieno giorno. Ma attenzione, ragazzi. Qui c'è un portale bizzarro. Ah. Ma, ehi. Ma guarda un po' dove siamo. Allo Spectrum Market. Che strano, eh? Hanno messo in vita degli articoli eccezionali. Chi se l'aspettava? Ok, va bene. Vediamo un po'. Devo parlare con tutti, mi sa, eh? Sì, ok. Ah, ma è come se fosse... No, dai. Pronti? Via! Che bello! Le gioie della vita. Ho acquistato 8 sfere del portale. Mi scusi? Davvero? Attenzione, ci siamo. Siamo arrivati all'ospedale notturno, che sta aperto anche di giorno. Perché noi abbiamo lo Yokai Watch. Ma una persona che non ha lo Yokai Watch, no? Non vede neanche la porta chiusa. Quindi ci può entrare normalmente? Oppure i giapponesi sono talmente bravi che non ci vanno? No, questa cosa me la chiedo perché... penso sia una domanda lecita. Dunque, facciamo come dice il gioco ed entriamo dalla porta principale. OMG, OMG! Questo è incarico fa il caso nostro? Vecchi edifici, clienti misteriosi? Geniale! Non possiamo dirgli che non accettiamo incarichi a domicilio e svegnarcela? Assolutamente no, ho una reputazione da mantenere. E poi voglio vedere gli esperimenti segreti, non c'è nulla di più elettrizzante. Secondo me finiamo davvero elettrizzati. Ragazzi però, c'è una boss fight con Dr. Frank, se non sbaglio. Vero? E ci sono anche molti yokai qui in giro. Ok, vediamo un po'. Lotteria. Aspetta, ma lui sta qui sotto? Oh. Posso aprire la porta però. Posso aprire anche questa. Lo yokai qui non si è accorto di nulla. Però ora ci vuole inseguire per punzecchiarci male. Ci punzecchia male.
Comunque sì, direi che i livelli sono abbastanza alti per affrontare Dottor Frank, no? Bene, dato che qui è svuotato, possiamo entrare senza problemi. Abbiamo svuotata in Yo-Kai Watch 2. Quindi perché riempirla una seconda volta non avrebbe senso. Ah, possiamo entrare tranquillamente. Già. Eccolo! Che brutta gobba. Che brutta gobba, signor Frank Einstein. Ah, qui c'era il suo esperimento fallito. Ah, non è una gobba, è il suo mantello, sembrava una gobba. Chi è là? Intrusi nel mio laboratorio? Salve, tu devi essere Dottor Frank. Sono uno degli investigatori del mistero. Oh, bene, gli investigatori del mistero, grazie per essere venuti. Sono qui per l'incarico, quindi che succede? Mi serve una doc soda a scintilla, subito, ne ho bisogno. Vendono doc soda a scintilla? Certo, c'è un distributore automatico speciale. Allora me ne porti una o no? Quindi adesso facciamo anche le consegne? Silenzio, Sapien! Gli esperimenti segreti fanno venire sete, giusto, Dottor Frank? Esatto. Non riesco a concentrarmi sul lavoro se non bevo una doc soda. La situazione si fa sempre più strana. Perfetto, allora, doc soda in arrivo. Grazie, adesso sbrigatevi, per favore. Dovrei avercene una, ma se non ce l'ho andiamo a prendere subito. Diciamolo chiaro e tondo, è la Dr. Pepper, ok? Non è male. Non è male. È più buona, dicono chi l'ha provata, della Pepsi. Ma è meno buona della Coca-Cola. La Coca-Cola ha un gusto più deciso, che ti rimane in bocca, diciamo, quel sapore. Mentre la Dr. Pepper bevi e il sapore se ne va così. Ed è più leggera. Io non lo so. Io solo quello che ho sentito dire. Bene ragazzi, la Dr. Pepper sta qua giù. Dovrebbe essere Doc Soda. Una. Ne prendiamo un'altra, tanto per i nostri yokai. È come una icola, penso, che faccia l'effetto. Però per quello che vi ho detto prima, il sapore cambia. Poi va anche a gusti. Io non l'ho mai provata, anche perché in Italia ci dovrebbe essere, e forse una volta l'ho vista, ma non l'ho mai provata perché non sapevo fosse una Coca-Cola. Cioè, una bevanda alla cola, ecco. Perché non è una cola del discount che fa schifo al cavolo. È una Coca-Cola che comunque è una cola che, ehi, ha un suo sapore particolare. Tipo la Mountain Dew. La Mountain Dew è la Sprite. È uguale. E intanto un altro portale bizzarro. Forse la Mountain Dew è più limonosa, c'ha un sapore più di limone, più intenso della Sprite, ma non è una limonata. Bon, altre tre sfere. Ottimissimo. Una Doc Soda al Doc Pazzo. Portamela subito. Che facciamo now? Consegna, che faccio? Ma tengo. Eccolo, Doc Soda, Dottor Frank. Finalmente, dammela. Hai sete? Ah, ora sì che sto meglio. Ma le mie yokavi sono scappate non so dove. Yokavi? Cioè? Yokai sono per gli esperimenti. OMG, non ci credo. Trovatele per me con questo radar. Yokavi? Ce ne sono tre, sbrigatevi. Io cercherò nella sala operatoria, voi in tutti gli altri posti. Ora sbrigatevi, non devono scappare. Visto, te l'avevo detto che facciamo consegne adesso. E va bene però, insomma. Dunque, due sono qua sopra, ci dice. Anzi no, uno è qui, guarda un po' che strano. Ehi, che ci fa questa cavia qui dentro? Meep. Perché se ne sta in un lavandino? Non lo so, un'altra sta qua sopra. Ah, c'era un oggetto lì, vabbè, lo prenderò dopo. Ah, un'altra è qua, che però ci possiamo andare solo uscendo fuori. Va bene. Intanto quindi andiamo a prendere l'altra, che va a finire che si trova qua fuori. Ah, ok. Qui, okay. Ecco, sì. Sì, mi ricordavo che si doveva passare per forza qui in questa stanza. Eccone una. Non può dormire qui. Cosa?
Che significa? Non puoi dormire qui. Oh, Gelo! Dunque, qui si esce. Dobbiamo andare qui. Eccola qua. Perfetto. Ne ha trovata una. Oh, stai prendendo il sole? Eh beh, oh, è un rettile. Bene, le abbiamo prese tutte. Portiamolo al dottor Frank. Anche se è un rettile un po' particolare, la tartaruga. Perché è una tartaruga di mare, ma tartaruga può essere classificata come rettile? No, come testuggine al limite. Dunque, ora vorrei provare a fare la provata. Eccolo, Andre Link non si smentisce mai. Però c'è già Suspicion lì che mi ha visto, mannaggia i morti. Ecco, devo andare alla sala operatoria. Posso passare per di qua? No! Quindi devo passare per di qua per forza. Evitare questi yokai che mi danno fastidio. Vedere roba che casca qua, non so cos'era. E c'è il dottor Frank che ci aspetta. Vuole lottare? Mica mi ricordo se vuole lottare. Finalmente le riportate tutte, ora possiamo cominciare. Intendi dire che comincerà l'esperimento segreto? Di cosa si tratta? Fonderò questi tre yokai creandone uno nuovo. Le fusioni nei cartoni sono sempre affascinanti, ma... non è ingiusto per le tartarughine? Ingiusto? Queste creature non desiderano altro che prendere parte a questo esperimento. Non è vero, bugiardo. Sono davvero spaventatissime. Ecco perché stavano scappando. Fai silenzio! Cosa vuoi saperne tu? Se siete qui per intromettervi, allora vi distruggerò! Fatti sotto, sconigliato! Ti faremo vedere che succede a chi maltratta gli animali! Oh, vai, Sapien, digliene 4. Dov'è? Dov'è il mio pennino? Ho perso tutto. Ieri ho messo a posto, ho perso tutto quanto quello che c'avevo qua. Via! Iniziamo! Ok, mi ricordo come si combatte con te, dottore. La Z. Oh, già ne abbiamo una? Intanto vengo distruggendole perché... ehi, Triss, subito! Stammi bene? Va bene. Starò bene, tranquillo. Rimane nell'area. No! Mannaggia i morti! No, ferma, già ne abbiamo due, già è troppo. Ok, uno va bene. Finché non cerca di curarsi, non cambio. Non li scoppio tutte. Ecco, ora inizio. No, fermati. Allora. Pure caricati punti, amico mio. Purifichi. Eccolo ora. Perfetto ragazzi, attaccate voi. Vai, perfetto, un Triss assurdo. La mamma mangia fuoco. Dov'è? Oh, tutti sono passati, eh? Accidenti a te, dottor Frank. Vai, un altro Triss, via! Perfetto! Uno e due. Andiamo così. Va bene, sopra, intanto ora va dietro sopra. E su, dai ragazzi. Cavolo. A te. A me fare cosa, no? Ma gli facciamo un po' di danni allora con modalità invasore, eh? Dai, fammi vedere. Raggio coniglietto.
Insomma, non i danni che mi aspettavo. Dai, dai, tranquillo, mo ti curo. Perfetto. Allora, andiamo con Scassauro, che tanto Scassauro attacca tutta quanta all'aria. Dato che poi lui sta per terra, non sta in aria, quindi lo prendo. Dynashi! Di poco ma l'ho preso. Perfetto. Dottor Frank è sconfitto! Vieni qua ragazzi, che bella lotta, facile. Facile, eh? Però, insomma, un po' di punti ci vengono. Ehi. Ovviamente la sconfitta di un dottore ci dà medicina amara. Ah, certo. Ah, perché i miei animali vi stanno così a cuore? No, no. Stammi bene a sentire. Anche io sono stato una cavia. Davvero? Ma il dottore mi ha sempre trattato in maniera gentile. Ha condiviso con me tutti i suoi sogni, le sue speranze. E mi ha comprato una torta per il mio compleanno. Che gentile. Eravate amici. Deve essere bello avere amici. Ma io non posso sapere come ci si sente. Aspetta un momento. Quindi chi sono queste tartarughe se non sono tuoi amici? Miei amici? Ma certo. Come ho potuto non accorgermene prima? Mi dispiace, mie piccole cavie da laboratorio. Ora non farti prendere dalle emozioni. L'importante è che tu abbia capito. Mi faccio prendere dagli esperimenti, tanto che dimentico quello che conta veramente. Tipo la tua famiglia. Quindi non è la prima volta che è successo. Farò la cosa giusta per loro. Le lascerò libere. Quindi dovrei chiedervi un ultimo favore. Mostratemi come arrivare in spiaggia. Non sei poi così insolente allora. Non preoccuparti, facciamo strada noi. Vai alla spiaggia di Valdoro. Ok, eccoci alla spiaggia, dottore. Ah, lei è già qui? Mostratemi come arrivare, lui già è qui. E le lascia libere. Siete libere, mie caviette. Non sto piangendo, è la brezza marina. Se devo dargli questa voce da pazzo, pure negli altri yokai gliel'ho data, qui invece mi è uscita un po' male, ma... Va bene. Andate, siete libere! Ciao. Credo in voi! Ci incontreremo di nuovo. Crescete, siete forti! Che scena, strappalacrime! A me i popcorn! Interessante. Se tutto andrà secondo i piani, il capo sarà davvero contento. Barabing. Chi è questo mo? Si destina davvero di grande aiuto. Questo è per voi. Fancy Death numero 18. Geniale, una copia di Fancy Death. Esatto, è un'edizione sui rapimenti alieni. Un argomento davvero interessante per quanto mi riguarda. Perché sembra un alieno? Più che uno yokai? Beh, direi proprio che si addice alla tua originalità. Originalità? Che intendi? Grazie. Niente di che. Grazie per la rivista. Oh yeah. Oh yeah, infatti. Oh yeah, indeed, direi. Stereo portatile. Qualche fusione? O forse per Punk Kong? No, non lo so, ragazzi. Tiro a indovinare, È una supposizione. Oh, puoi continuare con la storia. Va bene. E l'abbiamo risolto tutte e tre le emergenze. Perfetto, ora siamo degli investigatori di prima categoria. Galattico. Forza, torniamo all'agenzia investigativa. Non vedo l'ora di piantarmi sul divano e di guardare Sidor Belle. Ma non devi fare l'investigatrice di prima categoria? Comunque, abbiamo tre uscite di Fancy Death. Di questo passo riusciremo a mettere le mani sull'edizione super rarissima in pochissimo. Ma chi è che l'aveva quell'edizione? The Professor, quella che studia portali bizzarri. Giusto, ha detto che dobbiamo andare negli USA, vero?
Avrei proprio voluto la sua edizione super rara prima di partire. Che diamine, non ti accontenti mai, eh? Dovevamo o doveva? Lei doveva andare, Paola, ma dovevamo? Non dovevamo, no. No, forse ho letto male io sicuramente, dai. Ma dato che queste sono informazioni preziose, le metterò online sul blog FancyDet. Cioè, FancyDet ha un blog? Gioca con Andrea per attivare l'intreccio storie? Vai all'agenzia investigativa. Ma sapete cosa? Io veramente vorrei fare anche le altre missioni dell'agenzia investigativa, ma penso che me le farò per conto mio. Ad ogni modo, Kuj, per questo video è davvero tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo affronteremo, perché si sa che c'è quel boss, c'è un boss molto particolare e insomma è davvero bello. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!